Terra di grande bellezza, ma anche scenario di efferati omicidi. La Calabria si presenta a Papa Francesco nella sua realtà, con una chiesa che resiste, che non si piega ai tentacoli della criminalità e che dona speranza. La stessa che invoca Francesco nella sua prima visita al carcere di Castrovillari, una parola difficile da dire ai 180 detenuti, sorpresi e felici di un gesto così inatteso. Speranza che prima di tutto incarnata in Gesù. È Lui che perdona, che è al nostro fianco e non si stanca di farlo. Ma il Signore, afferma il Papa, è soprattutto maestro di reinserimento, un compito che anche le istituzioni devono assolvere. Quando questa finalità viene trascurata, l'esecuzione della pena degrada a uno strumento di sola punizione e ristorsione sociale, a sua volta dannoso per l'individuo e per la società. E Dio non fa questo con noi. Dio, quando ci perdona, ci accompagna e ci aiuta nella strada, sempre. Tra le persone che lo ascoltano c'è anche il padre di Cocò, il bambino di 3 anni ucciso e bruciato a Cassano allo Ionio alcuni mesi fa insieme con il nonno. Una vicenda che allora colpì Papa Francesco. Al padre, come alle nonne del piccolo, ha ripetuto mai più vittime dell'andrangheta, mai più violenza sui bambini. Momenti toccanti anche nell'ospice San Giuseppe Moscati di Cassano allo Ionio, centro di cure palliative e di terapia del dolore. L'incontro con i malati è all'insegna della tenerezza, dell'affetto e della vicinanza. Uno sprone per tutti i medici calabresi e non solo. Giuseppe Varcasia. Dobbiamo ascoltare i malati, perché se noi riusciamo ad ascoltare veramente i malati, io penso che le cose vanno molto meglio, al di là delle decisioni organizzative che si prendono. È una cosa fondamentale, dobbiamo aprire un pochino il nostro cuore e le nostre orecchie, un pochino di più. I volontari ce ne sono tanti e lei ne vede tanti oggi. Bisogna seminare e cercare e sperare di raccogliere. Nella cattedrale di Cassano allo Ionio il Papa incontra i sacerdoti. Nel discorso consegnato li esorta ad essere canali aperti e non impiegati, a fuggire il pericolo dell'individualismo pastorale vivendo la fraternità, a diventare prossimi soprattutto con le famiglie. Nel pomeriggio nella spianata di Sibari Francesco celebra la messa nella festa del Corpus Domini, nell'omelia, il suo monito duro contro la criminalità. L'andrangheta è questo. Adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato. Bisogna dirgli di no. La Chiesa, che è tanto impegnata nell'educare le coscienze, deve sempre di più spendersi perché il bene possa prevalere. Ce lo chiedono i nostri ragazzi, ce lo domandano i nostri giovani, bisognosi di speranza. Per poter rispondere a queste esigenze, la fede ci può aiutare. Coloro che nella loro vita hanno questa strada male, strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio, sono scomunicati. Parole che sono il lascito del Papa alla diocesi di Monsignor Nunzio Galantino, vescovo di Cassano allo Ionio. Secondo me ci ha consegnato un impegno straordinario, cioè la Chiesa non può apparentarsi per nessun motivo al mondo con questi tipi di realtà, per cui noi dobbiamo essere vigili su noi stessi e sugli altri perché non ci siano queste commistioni, perché sia sempre tutto chiaro, tutto evangelicamente chiaro. E poi l'invito a non perdere la speranza risuona forte nei giovani calabresi. C'è possibilità di lavorare, di restare qui, di creare una terra migliore. Non che non sia già una terra buona, però sicuramente la disoccupazione porta i giovani ad allontanarsi e spesso si scoraggiano e si allontanano anche dalla Chiesa. Quindi siamo pronti ad accogliere tutti e ad aiutarli a vivere un futuro migliore. Spero di restare qui nella mia terra e di poter portarla avanti e di poterla aiutare a crescere e a diventare anche un punto importante per l'Italia e per il mondo.